Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Vediamo quali sono i temi della giornata. Ci sono moltissimi temi oggi interessanti, diciamo di politica economica, c'è la trattativa, ci sono delle belle storie internazionali. Insomma, iniziamo con la politica. La politica parte dallo scontro all'interno del governo sulle nomine. Cioè, ieri ci sarebbe dovuta essere, secondo le retroscene dei giornali, un incontro per le nomine Cassa Depositi e Prestiti. In realtà poi questo scontro sotterraneo nel governo ha fatto sì che l'incontro non si facesse. Oggi il giornale più tranchant su questa vicenda è la Stampa di Torino, che non mi sembra un grande diciamo, provocatore, e dice collabori o se ne vada. Questo è rivolto da parte di Di Maio e di Salvini, sarebbe l'auspicio di Di Maio e di Salvini nei confronti del loro ministro dell'economia Tria. Tutto quanto sta per le nomine. Le nomine non solo per la Cassa Depositi e Prestiti, ma anche per il direttore generale del Tesoro e tutte quelle nomine fondamentali che hanno delle ripercussioni importantissime. Una di queste ripercussioni si è vista sul decreto dignità, poi ne parleremo con Boeri, e l'altra è sulle nomine della Cassa Depositi e Prestiti, che è quel veicolo che tiene risparmio de postale degli italiani, che potrebbe essere usato come una cassaforte per investire in tante aziende pubbliche, ad esempio l'Alitalia, come hanno raccontato loro nei giorni scorsi. Sì, Mirko sarebbe indagato per una vecchia vicenda di usura, staremo a vedere cosa succederà, perché insomma nel governo onestà onestà avere un indagato poi per di più per usura, insomma è una cosa piuttosto complicata. Andiamo sull'altro tema della partita, e cioè la battuta di Boeri, su cui si sono concentrati tutti i giornali. Cioè che alcuni ministri sarebbero fuori dal mondo e che avrebbero perso il contatto con la crosta terrestre. È evidente che il presidente di un'agenzia pubblica non può rivolgersi in questa maniera a uno dei suoi ministri, ed è del tutto evidente che non si può considerare questo un rapporto collaborativo tra il presidente dell'INPS. Il presidente dell'INPS è soggetto allo spoil system e, come è normale che sia, viene nominato dai politici, va bene? Insomma, è un po' troppo forte questa frase di Boeri, ma se uno va oltre la frase sbagliata, secondo me, di Boeri, perché si deve fare zitti e pippa purtroppo quando si è in quelle condizioni, si va a vedere come fa Luciano Capone, che cosa ha detto ieri Boeri in commissione. Beh, insomma, le cose cambiano completamente. Dice: guardate, riguardo alla manina che ci sarebbe stata rispetto agli 8.000 dipendenti a tempo determinato che sono stati cancellati dal decreto dignità, questa stima è ottimistica e non accetto quello che ha detto il Premier Conte, aggiungo io, ieri in un'intervista a Travaglio, che ha detto all'improvviso. Sì, ho visto Lina, un giovane imprenditore solo di 24 anni si è ucciso a Trento, l'ho visto. Conte ha detto: soltanto all'ultimo sono arrivate queste stime di calo dell'occupazione. La stessa cosa ha detto Di Maio, nella notte sono stati cambiati. La stessa cosa avrebbe avvalorato Tria, dicendo che lui non è responsabile di queste stime. Quello che ha fatto Boeri ieri è quello che fa un servitore dello Stato. Ha detto: sono stato chiamato attraverso una mail ufficiale del Ministero di Di Maio il 2 luglio, sentite bene, voi che non credete o credete ai complotti della minchia, il 2 luglio il Ministero di Di Maio chiama l'INPS e dice: scusami, ci puoi quantificare quante persone perderanno il lavoro per il decreto dignità? Perché dovremmo capire quanto ci costa in termini di maggiore cassa integrazione, che oggi non si chiama più così. Boeri prende il suo tempo, quindi lo stesso ministero sapeva che ci sarebbero state delle riduzioni di posti di lavoro, e il 6 luglio, dopo 4 giorni, invia all'INPS una relazione in cui parla di questi 8.000 e i relativi costi. Poi fa una serie di dialoghi con loro, poi c'è la ragioneria dello Stato che la bollina, eccetera. Dopo soltanto una settimana, dopo il 13-14 luglio, Di Maio manda questa roba al presidente Mattarella perché la firmi. Quindi il 2 luglio il ministero sapeva già che si sarebbero persi dei posti di lavoro. Il 6 luglio l'INPS certifica il numero, e tra l'altro è un numero per difetto, e noi stiamo lì a guardare le battute dell'uno e dell'altro. È del tutto evidente che se tu impedisci alle persone di assumere a tempo determinato, nonostante, diciamo, l'ironia che fa oggi Mario Giordano sulla Verità, che dice adesso la Confindustria sembra che voglia assumere nessuno, no, la Confindustria secondo me i suoi dati li sbaglia spesso, ma è una cosa di buonsenso. I dipendenti di Giordano a tempo determinato, i giornalisti, tanti giornalisti a tempo determinato, autori del nostro mestiere, dopo 24 mesi non potranno più lavorare per lo stesso datore di lavoro. Basta, semplice. E voi pensate che Mediaset, Rai, assumerà queste persone? No, ve lo dico io, non le assumerà. Farà sì che queste entrino nel grande mondo del precariato o delle finte partite IVA, se vogliamo essere seri. L'altra questione molto divertente che tira fuori oggi il Corriere della Sera è che nel decreto c'è una piccola postilla, e cioè, sapete,
sapete chi pagherà più contributi nel grande mondo della flessibilità? Si pagheranno più contributi per le colf e per le badanti, cioè questo decreto dignità straordinario, caro, caro Salvini, reggitelo. Cosa riuscirà a fare? Farà pagare più alle vecchiette o ai vecchietti che hanno bisogno della badante i contributi per queste badanti, circa 200 euro all'anno, sostiene la ricerca dell'Assi Dancolf, che è la più grande associazione di datori di lavoro, di badanti e di colf. La cosa straordinaria è che in questo mercato ci sono iscritte all'INPS soltanto 860.000 persone, rispetto si calcola 1,5 milioni, 1,6 milioni di lavoratori, spesso stranieri in nero. Allora noi che cosa facciamo? Aumentiamo i contributi per i datori di lavoro delle colf che fanno tutto regolarmente all'INPS. Bravi, avete capito? Così si va avanti. Questa è una bella strategia per avere sempre più incassi fiscali e dire che sono i partiti che vogliono la flat tax. Straordinario. Riguardo alla vicenda ancora del decreto, direi che abbiamo detto più o meno tutto, ci sarebbe da dire tanto altro perché oggi i giornali e soprattutto il Sole 24 Ore si accorge, il Sole 24 Ore, che ci potrebbero essere dei limiti imposti da questo decreto omnibus, non capisco poi la sua urgenza, salute da Dublino, anche per le cosiddette efficientamenti energetici nelle case. Se volete avere dettagli sull'aumento dell'efficienza energetica nelle case, su come verrebbero tagliate al decreto dignità, c'è tutto sul Sole 24 Ore di oggi. Straordinario il giornale. Buongiorno Corrado, ciao Cecilia e Françoise, sempre qua. Ecco, allora da straniera vado a fare la colf. Tu c'è una pizzeria straordinaria, quindi fai quello che fai bene a Cagliari. Beh, continua sulla cosiddetta segretariopoli, scarsa fantasia, per un filone, secondo me, bellissimo che ha beccato il giornale, del metodo Assunta. Cioè Di Maio si prende la segretaria a 72.000 euro e dice io faccio due lavori. Vorrei segnalare a tutti quanti voi che pensate che qui ci sia un po' di polemica, chi di voi conosce. Vorrei fare questo piccolo sondaggio. Qualcuno di voi conosce una ragazza a 26 anni senza esperienze lavorative precedenti che al suo primo impiego viene pagata 72.000 euro all'anno? Chiedo a tutti voi, chiedo a voi, qualcuno di voi mi sa, in questo pubblico della zuppa, che è un pubblico vastissimo, vorrei chiedere, qualcuno di voi conosce una 26enne che al primo impiego prende 72.000 euro, o conosce la segretaria di Di Maio o non la conosce? Io dico, sono meritati perché il ruolo che lei ha è fondamentale, ma voglio chiedere, che cosa sarebbe successo, ve lo chiedo sempre in continuazione, se questo stipendio fosse stato elargito a una compaesana di Mastella o una compaesana, non so, di Salvini e il Movimento 5 Stelle fosse all'opposizione? Ditevelo voi, al giornale oggi scoprono che il segretario di Bonafede non ha curriculum e si è già messo 9 anni per fare l'università, cosa che può succedere, per carità. E nel frattempo, come si chiama, Salvini querela di Saviano, che gli aveva detto che lui gode, si eccita, il nostro ministro si eccita a vedere i bambini morire in mare. Chiaro? Il ministro Salvini si eccita a vedere i bambini morti in mare. Allora io mi chiedo, non è da querela una cosa di questo tipo? Ne ha subite di tutti i colori Salvini. Cosa scrive Massimo Giannini, ma tanti altri oggi sui giornali, che sbaglia a utilizzare la carta intestata del Ministero degli Interni? Io non so se sbaglio o non sbagli, ma quello che lui, Salvini, risponde è molto semplice. Guardate che qui stanno attaccando non soltanto Salvini, ministro politico, ma soprattutto Salvini, ministro degli Interni. Attaccano il Ministero degli Interni perché lui che esista, e quindi ci sta che lo faccia. Detto questo, mi sembra veramente una questione di lana caprina, ma veramente si può permettere a uno degli scrittori, come dice, simbolo dell'Italia antimafia, come si chiama Giannini, a poter dire che un ministro gode, si emoziona a vedere i bambini morire in mare? Beh, insomma, mi sembra forse che in questo caso un po' di esagerazione ci sia e che forse io non me lo farei dire. Boh, poi, altro grande tema di giornata, ma questo è un classico, 5.252 pagine di sentenza sulla trattativa Stato-mafia, che ha fatto condannare i generali del ROS e, a primo grado, vedremo nei prossimi gradi, e uno degli assistenti degli uomini vicini al cavaliere Berlusconi, e cioè Dell'Utri. E ovviamente il Fatto Quotidiano ci fa l'apertura, tutti i giornali ci fanno l'apertura. Vi racconto semplicemente, leggendo Marco Travaglio, qual è la piramide del ragionamento. Rina decise di uccidere Borsellino.
Borsellino fu ammazzato esattamente nel giorno in cui escono le sentenze della trattativa. Fantastico anche questa capacità mediatica dei giudici. Quando fanno uscire le motivazioni della sentenza? Durante l'anniversario della morte di Borsellino. Se questo per voi è un caso, come dice il tempo di Chiocci, beh, allora siamo tutti quanti, come possiamo dire, contrari alle combinazioni. Non è un caso, loro sanno come usare la stampa e il Fatto Quotidiano sa come interpretare 5.252 pagine perché, ripeto, questa è la costruzione. Rina vuole uccidere Borsellino. Teme, infatti, Borsellino, Rina teme che Borsellino si opponga alla trattativa Stato-mafia. Sentite bene, quindi Borsellino sarebbe un magistrato, avevano già ammazzato Falcone, che era contrario alla trattativa Stato-mafia e quindi Rina lo vuole ammazzare perché? Perché è contrario alla trattativa Stato-mafia. Trattativa Stato-mafia che stavano facendo alcuni generali dei carabinieri. I Ross insieme a Rina e Ciancimino. Quindi questa è la enorme costruzione. Quindi, siccome lui non vuole la trattativa Stato-mafia, uccide Borsellino. E Falcone perché l'avevano ucciso 52 giorni prima? E perché qualcuno non si pone il fatto che Borsellino sia stato ucciso semplicemente perché era Borsellino, cioè uno che voleva mettere in galera tutti quanti i mafiosi a partire da Rina? No, viene, buongiorno Rina, viene ucciso per la trattativa Stato-mafia. Tutto l'ombelico del mondo è questa trattativa Stato-mafia. E come si fa a giudicare anche Berlusconi colpevole secondo quello che. E i Ross colpevoli, io leggo una parte della sentenza perché non l'ho letta tutta, che stesso Travaglio dice, trova qualche conferma, trova, scrive il giudice, qualche conferma secondo quanto riferisce la moglie di Borsellino. Borsellino aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi. Cioè tutta questa sentenza si basa su un derelato della moglie di Borsellino che dice che Borsellino prima di morire ha detto che c'erano dei contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e i mafiosi. In questa maniera siamo tutti mafiosi, tutti in galera e soprattutto un accenno di un morto che oggi non può parlare e qualificarlo, un piccolo accenno di un morto tra l'altro rigoroso come era Borsellino, mette e crea questa gigantesca stronzata che è la trattativa Stato-mafia. Comunque, io la trovo la condanna, come dice Salvatore di Mori, assurda, anche perché se c'è una cosa che Mori ha sempre dimostrato nella sua vita è quanto lui e i generali De Ross, quanto invece quanti mafiosi hanno messo e sbattuto in galera, che è quello che conta più di un derelato della moglie di Borsellino rispetto a un sospetto che Borsellino aveva e che evidentemente là è rimasto. Direi che per oggi è tutto. No, per oggi ci sono altre due cose che vi voglio citare. Nibali viene fatto fuori dal Tour francese, più importante gara ciclistica francese. I giornali si interrogano, il giornale in maniera diciamo soi-disant sovranista e il Messaggero ricorda che la TV francese non mostra neanche la scena col quale la polizia francese butta a terra l'italiano in gara e possibile, diciamo, uno dei grandi uomini di cosa. L'agenda rossa non è mai stata trovata, dice Silvia, probabilmente non è neanche mai esistita, secondo quello che dicono i difensori del generale. E Feltrino, stupendo, oggi Mattia Feltri che parla della cagata che fanno degli studenti asiatici e di colore, scusatemi se ne parlo della razza, ma è impossibile non parlarne perché gli studenti asiatici di colore di Manchester se la prendono con un murales in cui c'è riportata la poesia If di Rudyard Kipling che tutti quanti voi conoscete e la sovrascrivono con quel lo leggo, pensate voi quanto la conosca, di un Tazebau con i versi di Maya Angelou, non so, una che è fissata con diciamo, i diritti civili che certamente voi tutti conoscete ma che non andrà mai da nessuna parte a differenza di If. La risposta è a questi cretini, però come dice Mattia Feltri, non sia più balorda dei balordi perché come ricorda lui, pensare che proprio l'incipit di If è se riuscirete a non perdere la testa quando tutti la perdono intorno a voi. Ma lo Stato chi era allora? Chi erano i politici? Vabbè, qua tutti quanti andiamo avanti e andiamo a salutarvi e a incontrarci domani con un'altra zuppa. Ciao!